Questa sera vi mostro la nova che è stata scoperta pochi giorni or sono da un astrofilo giapponese. Osserviamolo insieme. È quella che indico con il puntatore del mouse. La sua magnitudine è di 9,6. Si trova nella costellazione di Cassiopea. Nonostante la luna quasi piena, riusciamo a vederla grazie a una fotocamera ad altissima sensibilità, impostata a 32.000 ISO e un obiettivo con apertura F2. La sua focale equivalente, con cui sto lavorando, è di 600 mm. Yuri Nakamura l'ha scoperta il 18 marzo 2021. Il giorno successivo alla scoperta, l'Università di Kyoto, con il telescopio spettrografo Seimei, ha confermato che si tratta dell'esplosione di una nana bianca. Attenzione, sta passando un satellite. Ancora una volta un astronomo dilettante contribuisce in modo significativo alla ricerca astronomica mondiale. Una diretta spettacolare su una nova. Che fortuna, una meteora. Rivediamola. Pensate, il giorno 17 di questo mese quella zona è stata fotografata e non c'era. Il giorno successivo è comparsa, cioè è arrivata sulla Terra la luce della sua esplosione, che sicuramente è avvenuta tantissimi anni fa. Lo sapremo non appena verrà calcolata la sua distanza. Originariamente il termine stella nova fu coniato per quelle stelle che apparivano all'improvviso nel cielo per poi scomparire. Una nova è un'enorme esplosione nucleare causata dall'accumulo di idrogeno sulla superficie di una nana bianca, che fa sì che la stella vista dal nostro pianeta diventi molto più luminosa del solito. Agli spettatori ricordo che ci troviamo all'interno dell'osservatorio della ditta adrianololli.com. Siamo produttori di molti accessori per astronomia, ottica e fotografia. Se avete particolari esigenze, non esitate a contattarci. Un'altra meteora. Un altro satellite. Vi ringrazio per avermi seguito e arrivederci al prossimo video. Ciao!